Ciao, sono Nicole. Tanti mi chiamano Budimella. Io sono Jenny Tumino. Elena Galli. Ginevra Guerra. Quando hai iniziato a giocare a poker? Ma guarda, gioco proprio così ogni tanto, tempo perso, e penso da tipo 2 anni. Ho iniziato quest'estate. Il primo IPT Lady l'ho fatto a novembre a Malta. 3 anni fa? Diciamo un annetto fa, seguendo mio fratello. Preferisci giocare tornei live o online? Ma live non mi dispiace, solo che le faccio veramente poche. Gioco sia online che live. Live, decisamente. Tornei live sono più divertenti. Questo è il mio primo torneo live, quindi è tutta un'esperienza, un po' l'emozione, insomma, del primo live, però live mi piace molto. Quali differenze pensi ci siano nel giocare un ladies event oppure un torneo dove partecipano anche degli uomini? Le donne sono un po' magari impaurite di fare, di aprire, e sono tante che limpano e questo dà un po' fastidio. Siamo un po' più moderate, gli uomini invece mirano alla prepotenza, come sempre. Oddio, intorno dove ci sono gli uomini ti guardano come se tu sei la cosa differente da loro. Le disivenze sono un po' tutte uguali, quindi ci sono meno queste differenze. Magari tendono di meno ad aggredirti perché sei una donna, queste cose qua. Penso non ci siano differenze, magari un po', essendo per esempio il mio primo, un ladies event tra tutte donne, diciamo che è una percezione diversa proprio. Giochi a poker per passione o vorresti farne una professione? Ma io veramente solo per passione, così. Guarda, ti dico che penso che il lavoro ti serva a mantenere il gioco, quindi per me adesso è un gioco. No, basta, ho smesso di fare del poker la mia professione, cioè è in parte la mia professione perché adesso lavoro per Poker Stars. Per me è il primo posto, lo studio, per le mie giurisprudenza, poi si vedrà, però per adesso solo per passione. Cosa credi possa avere più una donna rispetto ad un uomo in questo gioco? Tanti dicono che noi le donne siamo un po' più indietro nel mondo del poker, però pian pianino ci avviciniamo comunque. Guarda, secondo me l'intuizione e la pazienza. Gli uomini sono molto bravi in matematica a fare calcoli, quindi quando c'è il pot sanno quanto devono puntare, la size, queste cose qua. Anche noi, perché anche noi dobbiamo fare calcoli, ma magari nella lettura dell'avversario secondo me siamo abbastanza bravi anche noi. No, penso che sia proprio una... Abbiamo avuto la parità dei sessi, adesso ce la dobbiamo tenere in tutti i campi, quindi... Ti senti sotto esame quando giochi sapendo di avere un pro in famiglia? All'inizio mi sentivo un po' a disagio, magari quando mi guardava la mano quando giocavo, poi adesso mi sento... sto bene, non mi sento per niente a disagio. Ma no, mi sentivo più sotto esame prima, quando essendo giocatrice tutti gli avevo tutti gli occhi addosso. Adesso, essendo una cosa che faccio per divertimento, così, quello che mi dice Giulio alla fine non ce ne diciamo a vicenda, quindi va bene così. Beh, comunque un po' c'è, no? Comunque pensa alla sorella di Crisbus, quindi lo segue, chissà come sarà, però alla fine è tranquillo, quindi no. Ok, grazie. A te. Ciao. 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 Ok, grazie. Bene.